Signori, è proprio lui, signori, lo zio Marut. Finalmente, dopo aver rimandato una vita, ragazzi, sono riuscito ad aprire il canale e soprattutto volevo farlo con l'avvento della nuova espansione di Hearthstone, che a mio modo di vedere segnerà una nuova era. Una nuova era innanzitutto perché ruoteranno delle espansioni che ad oggi hanno condizionato veramente tantissimo il meta, ma non solo il meta, addirittura hanno condizionato la creazione di carte da parte degli sviluppatori, perché erano talmente forti che loro non sapevano più neanche quale costo di mana dargli, in quanto magari potevano finire in un mazzo even, in un mazzo odd con Ghen e Baku. Espansioni del calibro di Angoro, Knights of the Frozen Throne e Kobold e Catacombe. Kobold e Catacombe, che a mio modo di vedere è l'espansione più forte probabilmente di sempre di Hearthstone. Quindi con la rotazione di queste tre espansioni, più la graditissima scelta da parte di Blizzard di mandare in Hall of Fame sia Baku che Ghen, ma non solo in realtà, anche altre carte interessanti come la Doomguard, come Naturalize, ci permetterà veramente di vivere finalmente una nuova era di Hearthstone. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, cioè Hearthstone ad oggi il meta è veramente ingestibile, veramente frustrante, più che altro frustrante, perché se poi andiamo ad analizzare bene con calma le classi utilizzate, comunque il numero di deck, probabilmente a livello storico è stato il meta in cui ci sono giocati più mazzi, ma questo può essere anche una cosa negativa, perché comunque fare mulligan, sapere con che mazzo abbiamo a che fare, sono tutte piccole cose che messe insieme, oltre ovviamente a carte sbroccate che abbiamo visto, meccaniche e sinergie sbroccatissime di alcune carte, come per esempio Katrina, come per esempio la Clone Gallery, come ad esempio Mastro Cuor di Quercia, power play di questo tipo, ragazzi, hanno rovinato il gioco. Questo è il mio punto di vista principale. Nel momento in cui il power level diventa così alto, con l'avvento anche dei Decay stessi, quindi dei Death Knight, nel momento in cui il power level diventa così alto, è difficilissimo sia per gli sviluppatori continuare a gestire e bilanciare il meta. Infatti abbiamo visto nerf su nerf su nerf. Questo potrebbe anche sembrare positivo, perché comunque significa che gli sviluppatori ci tengono al gioco, ci tengono al meta e ci tengono all'esperienza di gioco di noi giocatori. Però è anche frustrante perché ragazzi, magari ci sono persone che ci mettono tantissimo tempo a craftarsi un deck, a craftarsi determinate carte e poi dopo magari una settimana, dopo un mese si ritrovano quella carta nerfata. Cioè non è bello, quindi scanse evitare che succedano queste cose in futuro, speriamo che la Blizzard con questa espansione che si chiama quindi Rise of Shadows, Ascesa delle Ombre, speriamo che dia il via proprio ad una nuova era. E io personalmente ne sono convinto, quindi penso che abbiano fatto un buon lavoro con i nerf, abbiano fatto un buon lavoro con queste carte, anche se ho visto delle carte, delle possibili meccaniche, delle possibili combo che forse potrebbero essere troppo forti. Però, ragazzi, niente di paragonabile a quello che abbiamo vissuto in quest'annata. Io dico sempre che probabilmente per noi è stato un allenamento, cioè ormai siamo temprati a tutto, ragazzi. Chi è rimasto ad oggi a giocare ad Hearthstone dopo il meta dell'ultimo anno non ha più paura di niente nella vita. Quindi da un lato possiamo essere anche soddisfatti di noi stessi. Comunque, detto questo, ragazzi, andiamo quindi ad analizzare, recensire carta per carta le carte della nuova espansione, anche a fare un po' di theory crafting, insomma, un po' di pensieri personali da parte mia, e vorrei sapere anche magari a fine video nei commenti pensieri da parte vostra. La mia idea è stata questa: ho aspettato fino alla fine, cioè fino all'ultimo giorno del reveal di tutte le carte, perché avevo intenzione, e poi mi direte se la cosa vi piace, di recensire classe per classe, quindi avere una visione d'insieme della classe, appunto per provare a prevedere magari un meta, per provare a prevedere qualche archetipo che possa uscire a giorni e dare quindi sia un voto alla classe a livello globale e sia quindi carta per carta. La particolarità che ho deciso di scegliere io, a differenza di molti, diciamo, altri streamer o di molti altri trend
a livello internazionale, non voglio utilizzare le 5 stelle. Perché non voglio utilizzare le 5 stelle? Perché secondo me c'è troppa poca diversificazione nel voto. Ovvero, cioè mettere 3 stelle a, magari a due carte e una magari vale 6 e una vale 7,5, per me 6 e 7,5 c'è una grossa differenza tra questi due voti. Perché 6 probabilmente è una carta che non fa schifo, ma che difficilmente magari vedrà gioco in competitivo. E 7,5 invece magari è una carta che non è il core deck, cioè non fa parte del core del deck, ma è una carta che sicuramente va a potenziare magari un archetipo e quindi magari va a vedere gioco. Quindi capite bene che una carta che prende 3 stelle, no, il voto non può dirvi tutte queste sfaccettature con intenzione insomma di dirvi io. E niente, i voti andranno da 0 spaccato a 10 lode. Attualmente non vi spoilerò nulla, se in questa espansione ci siano stati dei 0 spaccati di 10 lode, lo andremo a vedere con i video. Quindi ragazzi, ho fatto un video per classe, quindi per le 9 classi, e un video per le generiche. Iniziamo ragazzi con l'analisi del druido. Il druido, ragazzi, facciamo una piccola premessa di classe. È uscito con le ossa rotte. Innanzitutto dei nerf, che gli hanno veramente distrutto la maggior parte delle carte che l'hanno portato ad essere tier 1 assoluto. Molti di voi saranno contenti, ma molti hanno anche detto ok, così ammazzate la classe. Andiamo a ricordare che il druido va a perdere anche Naturalize, quindi oltre tutti i nerf. Perde tutto il pacchetto control. Il pacchetto fortissimo, ragazzi, il pacchetto di Piaga, di Ultimate Infestation e della Spellstone, che sono carte veramente fondamentali per pensare di un archetipo control, anche combo. Cioè, pensare ad oggi di scombare con Druid non è così scontato. È vero che ci sono, andremo anche a vedere delle carte interessanti per fare delle combo, ma è vero che il Druido perde veramente tantissimo nel suo pacchetto control. Quindi secondo me dobbiamo analizzare, soprattutto in questa chiave, in questa funzione, quali potrebbero essere gli scenari del druido. A prima vista, e con la prima carta che andiamo ad analizzare, che è l'Acorn Bearer, andiamo a vedere come si chiama in italiano pure, Portaghiande. Questa carta, ragazzi, ci fa intuire che forse la Blizzard, anche come la Blizzard ha annunciato in diverse interviste, vuole riportare Hearthstone all'inizio, agli albori, cioè vuole ridare identità alle classi. E io sono assolutamente d'accordo con loro. Quindi questa è una cosa fondamentale. Questo è anche un altro dei motivi che aveva portato Hearthstone a perdere così tanti giocatori, perché si era persa completamente l'identità delle classi. Ormai eravamo arrivati di fronte a un druido che faceva più armor del warrior e classi che riuscivano a fare cose che solitamente non sono mai riuscito a fare. Ad esempio mi viene in mente il Rogue, che grazie all'avvento di carte come Zilliax sono riuscito a sopperire la loro mancanza di taunt forti e di lifesteal, quindi modo di curarsi. Queste carte secondo me, ragazzi, sono carte sbagliate, perché fanno perdere appunto l'identità della classe e iniziano a far fare un po' tutto a tutti, e questa non è una cosa positiva. Quindi con questa loro scelta di tornare agli albori potremmo rivedere le classi a fare quello per cui sono nate, quindi il druido magari a rampare, magari a fare ad aggrare con carte come Savage Roar, che ultimamente abbiamo visto solamente nell'archetipo token, quindi con la combo con Soul of the Forest, ma in passato, ragazzi, il druido era uno di quei mazzi che faceva delle board incredibili di token nei primi 3 turni e ti minacciava lì di quarto o quinto turno con carte come Savage Roar o buff di massa. Quindi sono voluti tornare agli albori, diciamo, di questa peculiarità del druido. E Portaghiande sicuramente è una delle carte che potrebbe farci intravedere un archetipo del genere. Quindi costo 1, 2, 1, quindi un po' di prettamente aggressivo, giustificato dal rantolo. Sappiamo benissimo che le carte con rantolo solitamente hanno un body piccolo, perché comunque avendo un rantolo di morte vogliamo farle morire. Il rantolo di morte di questa carta ci mette due scoiattoli in mano. Gli scoiattoli sono dei token 1-1 a costo 1 bestia, quindi potrebbe essere anche interessante a livello di tag, perché comunque sappiamo che da tempo immemore la Blizzard prova a spingere
una sorta di Beast Druid che non ha mai visto gioco. Chi lo sa se in questa espansione riusciremo a vedere il primo Beast Agro Druid. Comunque, io vedendo questa carta, la prima carta che mi, cioè la prima sinergia che mi viene in mente è sicuramente una sorta di token o comunque Agro Druid. Che vai a fare board, quindi vai a fare sciame per cercare di chiudere con buff come Savage Roar, che sono delle classiche, ma anche come una carta che andremo a vedere dopo in questa espansione. Questa carta, ragazzi, gli ho dato 7 perché penso che possa vedere gioco. 7 per me è un voto di una carta che può vedere gioco e sicuramente vedrà gioco in questo archetipo. Ora, quanto sarà forte l'archetipo Token Druid, l'archetipo Agro Druid, ancora non lo possiamo sapere, dipenderà anche molto dal meta, dalle rimozioni che gireranno nel meta. Quindi per me Accor Bearer è una carta da 7, perché penso che finirà sicuramente nell'archetipo Token Druid o Agro Druid. Comunque è una carta che con solo un mana riesce a farvi partire aggressivamente, perché la potete tranquillamente giocare di T1. E comunque vi permette di continuare a refullare la board grazie agli scoiattolini. Da vedere appunto se uscirà questa sorta di aggro token Beast Druid, perché per esempio una carta come il Doma Bestie è una carta molto interessante. Andiamo a vedere il Doma Bestie, così ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Questa è una carta che secondo me in un Beast Druid, Beast Agro Druid, potrebbe essere interessante. Carte vincolate, dove sono? Ah, dovrebbe essere ok. Eccoci tornati sul druido. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Prossima carta del druido. Appunto, sempre per rimanere in tema, token Agro Druid, ragazzi, Blessing of the Ancients. Blessing of the Ancients è una carta interessante, una spell a 3 del druido che ha Twin Spell. Twin Spell è una delle nuove keywords, ragazzi, insieme a Dilakè è una delle nuove keywords di questa espansione. Twin Spell significa è una magia che quando viene castata vi ridà in mano una copia della magia che avete castato. Quindi è un buff a 3 che dà più 1 ai vostri minion, giocato in curva di turno 3, potrebbe già essere interessante. In passato abbiamo visto carte come Marchio dell'O, carte come Marchio, che dava più 1 ad 1. Questa diciamo che fa lo stesso, e il fatto di costare 3 mana è giustificato proprio dal Twispell. Comunque l'aggro Token Druid ha assolutamente bisogno, ragazzi, di carta come questa, quindi secondo me vedrà sicuramente gioco in questo archetipo. Potrebbe essere interessante anche in un altro archetipo, in una sorta di midrange? Sì, perché anche un midrange druid. L'altra meccanica che la Blizzard vuole spingere, la vedremo con le prossime carte del druido, è l'Heal Druid. Una meccanica che vi anticipo subito, che a me intriga tantissimo, perché è una meccanica un pochino control, però non propriamente, nel senso che ha delle. Dovrebbe essere una meccanica che ha delle tempo play interessanti, come potrebbero. Come dopo le andremo a vedere, insomma. Comunque, ragazzi, a Blessing of the Ancient è una carta che io ho dato 7, quindi ho confermato il voto di Agorbearer. Penso che saranno due carte sicuramente giocate, due carte che magari non saranno core dei loro deck, ma comunque saranno interessanti, magari per cercare di prendere il controllo della board, per cercare di pushare danni. Carte che sicuramente volete giocare in due per nel vostro mazzo. Quindi secondo me Blessing of the Ancient è da 7. Andiamo avanti. Prossima carta. Ok, la prossima carta mi introduce quello che vi stavo dicendo prima, ovvero la voglia di Blizzard di spingere, oltre a questo archetipo Agro Token Druid, di spingere una sorta di archetipo del Druid. Sull'archetipo del Druid, ragazzi, io sono molto contento, nel senso che la meccanica mi piace. Quanto sarà forte lo dovremo testare i primi giorni, sicuramente sarà uno dei primissimi mazzi che testerò. E in generale questa carta Crystal Power è forte, a prescindere dall'Heal Druid, perché comunque è una spell che ha 1, a Choose One, infliggi 2 danni a un servitore oppure ristora 5 vite. Ristora 5 vite, target generico, quindi potete usarlo anche su un minion, non per forza sull'eroe.
Però c'è da dire questo, in un ipotetico il druid, ragazzi, andiamo a vedere quali sono le carte dello standard che secondo me potrebbero essere molto interessanti in questa meccanica. Secondo me ci sono sicuramente la cristallizzatrice, che è un ottimo drop a 1, che vi permette di infliggere danni subito al vostro eroe e quindi soprattutto di curarvi e comunque giocare in curva 1-1-3. Abbiamo visto che le 1-3 hanno segnato, insomma, il meta passato, sono delle carte fondamentali da giocare di T1. E secondo me, anche, andiamo a ritrovarlo, una bestia interessante in un archetipo del genere andremo a giocare. Vediamo se riesco a ritrovarlo. Assolutamente, ragazzi, dovete sapere che io non ricordo assolutamente i nomi. Probabilmente sono anche peggio di Atrix. Lo conoscerete sicuramente. La mia particolarità è che ricordo i nomi meno di Atrix. Quindi spesso e volentieri chiamerò Tizio o Coso. Eccolo qui, Tartaruga Irascibile. Tartaruga Irascibile infligge 5 danni al vostro eroe. Questa, per esempio, è una carta che secondo me è Nilruid, che è quindi una sorta di midrange, come vi dicevo. Quindi non un control, ma una sorta di midrange. È una carta must play in 2x perché ha un body incredibile. Allo stesso tempo vi va a infliggere 5 danni al vostro eroe ed è quello che fondamentalmente volete in un mazzo del genere. Ora bisognerà capire quali altre cure, oltre a questa spell che è sicuramente fortissima, perché questa spell è sicuramente fortissima, quali altre cure potrebbero essere giocate in competitivo. Perché pensare di giocare, allora facciamo una cosa. Diamo salute, così cerchiamo tutti i minion che ristorano la salute. Quindi andiamo a vedere quali carte del druido curano a questo punto. Cioè, tocco curativo, ragazzi. Io penso che tocco curativo non lo vorrete mai giocare in un mazzo del genere. Perlomeno, io penso così. Potrebbe esserci l'antico del sapere. L'antico del sapere è lentissimo, ragazzi, in un mazzo del genere. Quindi di classe il druido, cioè, non è che ha granché. Per supportare questa meccanica. Quindi dobbiamo andare a vedere nel pool delle generiche. Nel pool delle generiche non è che sono carte che ci fanno impazzire. Abbiamo visto certo il Thaumaturgo Voodoo giocato in combo con l'Epicall. L'Epicall, ragazzi, ruota. Quindi l'Epicall non farà più parte del meta. Altrimenti l'Epicall sarebbe stata una carta da inserire subito in un meta del genere. Stesso discorso per l'incantatrice fungina. L'incantatrice fungina ruota. Certo, è stata data una generica che poi andremo a vedere quando analizzerò le generiche che fa la stessa cosa dell'incantatrice fungina. Però costa 1-1-1. Non so quanto vogliate giocare una carta del genere. È tutto da valutare. Su Chiavita potrebbe essere interessante, perché comunque allo stesso tempo va a pushare dei danni e rigenera vita. Il fermentatore dei funghi sarebbe stata una carta molto interessante, ma purtroppo ruota. Io penso che in un archetipo del genere, ragazzi, si giocherà sicuramente il Veggente della Terra. Il Veggente della Terra diventa una carta chiave da giocare in 2x sicuramente. E probabilmente, anche spoileriamo insomma le carte nuove, probabilmente si dovrebbe giocare lui. E la vera domanda adesso è quanto queste carte possano essere forti? C'è un mazzo dove c'è la Guaritrice Errante, un mazzo dove c'è il Veggente della Terra. È davvero così forte? Cioè, devono essere giustificate poi da una rewards, quindi veramente interessante. Andremo a vedere comunque dopo, che è una carta molto interessante, in realtà anche più di una ce ne sono per supportare l'archetipo. Però quello che penso io, ragazzi, qui mi sbilancio un po', se la Blizzard, conoscendo la Blizzard e conoscendo come opera la Blizzard, questo archetipo di Hill Druid, secondo me vedrà gioco forse a dicembre. Dopo che per due espansioni magari viene pushato, viene supportato, e allora sì, forse potremmo avere veramente un archetipo interessante. Fino ad allora magari potrebbe nascere qualche sorta di midrange Hill Druid, però non so quanto realmente possa essere forte. Io sicuramente proverò a farlo. A questa carta, ragazzi, ho dato 8 perché comunque a prescindere appunto da questo archetipo, da questo theorycrafting, insomma, sull'archetipo Hill Druid,
Questa carta secondo me è fortissima, verrà giocata in 2x in qualsiasi druido. Cioè questa carta, ragazzi, se siete combo, se siete aggro, se siete control o se siete un heal, voi questa carta la giocate in 2x. Quindi per me questa è una carta da 8 che sicuramente la vedremo in tutti i druidi ad oggi e probabilmente anche nei successivi 2 anni. Quindi ragazzi, questa è una carta, una comune veramente buona per il druido. Andiamo avanti. Prossima carta del druido, ragazzi, è secondo me quella che ve lo dico adesso. Vado anche a ricontrollare i voti. È la carta più forte del druido di questa espansione. Mi sbilancio. Questa è una carta secondo me fortissima. Per chi mi conoscesse, che mi segue su Facebook da tempo, io avevo previsto prima di Rastakhan che sarebbe uscito un Beastunter. Quando tutti mi dicevano: "Marut, ma che caspita dici? Non si può rinunciare, l'Hunter, il Beast Hunter non può rinunciare a carte come il Maestro dei Segugi." Maestro dei Segugi, per chi non lo sapesse, Maestro dei Segugi, così ne avete, stiamo parlando di lui, di questo signore. Tutti quanti dicono: "Ragazzi, è impossibile, morte, è impossibile." Cosa dici? Non potrà nascere mai un archetipo Beast senza una carta del genere, cioè rinunciare a una carta del genere, perché giocare il richiamo del padrone. Giocare il richiamo del padrone. Carta veramente forte. Ma veramente, veramente tanto. È impossibile, ragazzi, per immaginare un Beast Hunter senza il Maestro Segugi. Invece, ragazzi, io vi dico che quando escono carte del calibro di richiamo del padrone, quindi carte che sopperiscono a una mancanza della classe in maniera così brutale, perché il problema dell'Hunter da sempre, degli aggro Hunter, era finire la mano. Quindi voi iniziate in curva, fate turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, avete aggrado. Se trovate un avversario che vi fa board clear e vi risolve quella board, praticamente l'unica speranza che avevate era il top deck, oppure era pescare la carta magari che vi serviva per chiudere la partita, magari un top deck di Kilcoman o top deck in serie. Questa carta, ragazzi, va a sopperire la mancanza dell'Hunter, quindi di pescare carte, e avevo detto. Cioè, per me, a mio modo di vedere, era una previsione anche abbastanza facile, perché quando leggi una carta del genere capisci che è palesemente OP, che sarebbe nato un archetipo su questa carta. Quindi, secondo me, carte come questa, per esempio, che valgono tranquillamente il 9,5, sono carte che fanno nascere archetipi e che li carriano, cioè che li fanno arrivare a una vittoria, che gli danno una win condition. Questa è una carta che vi permette di far girare un archetipo, da una solidità pazzesca. Quindi, tornando a noi, nel caso di Crystal Sun Portal, non voglio fare il paragone adesso col richiamo del padrone, perché sicuramente non è così forte, assolutamente, però penso che sia una carta veramente, veramente forte nel druido di oggi. Forte in qualsiasi archetipo. È a costo 2 una spell che ci permette di discoverare un druido del minion, un minion del druido. Ragazzi, discoverare un minion del druido che cosa significa? Significa che noi andiamo sul nostro bel druido, mettiamo servitore. Mettiamo standard, okay, vabbè, in realtà carte ruota, e ci andiamo a vedere tutte le carte di classe del druido. Cioè, è vero che ci sono drop bassi, magari semi-inutili, ma è vero che ci possono dare, per esempio, carte come la druida della falce, che ti può risolvere una situazione, quindi fare rimozione diretta. Ci può dare una leggendaria, ci può dare il silence, il custode del bosco. Cioè, ci può dare carte che magari voi non volete inserire il vostro core deck, ma che all'occorrenza possono tornarvi utile. Quindi anche laddove voi prendete la value minima della carta, che la value minima è prendere, discoverare un solo minion, comunque avete speso 2 mana per discoverare un minion del druido. I minion del druido sono molto molto interessanti, come vi ho fatto vedere. Magari può darvi un silence, potete prendere un antico del sapere che vi fa pescare o curare 5, oppure prendere un minion con carica, ad esempio, o con Taunt. Il druido ha un po' tutto, quindi ha un bel pool di carte, diciamo, tra le sue minion di classe da cui attingere, ed è molto interessante. Immaginatevi di prendere un antico della guerra o semplicemente una leggendaria, come potrebbe essere magari Scagliatruce, propriamente, però magari un Cenarius in una sorta di mid range druid non ci dispiace affatto discoverarlo. Inoltre,
Se siete in una di quelle situazioni in cui in mano non avete nessun altro minion, quindi siete rimasti magari solo con le spell, quindi magari con Savage Roar, con qualche buff, cioè questo ragazzi ve li fa prendere tutti e tre. Ora capite che a costo 2 di scoverare 3 minion di classe del druido e prenderli tutti e tre è OP as fuck. Quindi ragazzi, questa carta per me, a mio modo di vedere, se giocata con un minimo di cervello, è una carta sbroccatissima che verrà giocata praticamente in tutti i druidi e potrà risolvere delle partite. Questa è una di quelle classiche carte che possono risolvere game. Quindi veramente, veramente forte. Per me la carta più forte del druido, gli ho dato 9 meno. Questo meno è dettato proprio dal fatto che magari non sempre riusciremo a dargli la value massima, cioè di prendere tutte e tre, ma comunque rimane una carta, a mio modo di vedere, fortissima. La prossima carta invece del druido, ragazzi, ma è proprio la carta attualmente, probabilmente la più forte, perché secondo me questa è più forte della leggendaria, che vanno a supportare l'archetipo di heal. Ragazzi, allora torniamo al discorso iniziale: perché curarci? Perché giocare il druid? La Blizzard ci dice, ragazzi, questo è uno dei due motivi per giocare il druid. Crystal Stag. Questo minion, ragazzi, per me è fortissimo. È un minion che già di base potrebbe essere giocato così. Cioè, a costo 5, 4-4 rush potrebbe tornarci utile. Quindi è un'epica. Costo 5, 4-4 tag best da non sottovalutare, ragazzi. Perché vi faccio notare una piccola cosa. Se dovessimo pescare un Crystal Stag dal Domo Bestie, questa bestia diventerebbe una 6-6. Una 6-6 con rush. Che dice il suo Battlecry? Se hai restaurato 5 salute, e quindi non specifica al tuo eroe o ai minion, puoi averli gestiti come vuoi, quindi puoi averli distribuiti come ti pare, queste 5 di cure, evoca una copia di se stesso. Ragazzi, questo funziona esattamente come lo schiavo incatenato pre-nerf, ovvero evoca una copia di se stesso, cioè se la copia è buffata, cioè se sto Crystal Stag è una 6-6 buffata dal Doma Bestie, evoca un'altra Crystal Stag 6-6 con rush buffata. Quindi ragazzi, per me questa carta è tanta roba ed è una delle, anzi, attualmente la motivazione principale per cui giocare un il druid, perché secondo me è anche più forte della leggendaria che andremo a vedere dopo. Questa carta, ragazzi, io gli ho dato 8,5, carta che mi piace tantissimo, quindi design stupendo. E io voglio credere anche che questo il druid, magari anche se adesso non sarà un top tier, in futuro se la Blizzard lo supporterà, potrebbe essere un deck molto molto interessante. Andiamo avanti, passiamo a Dreamweaver Guardians. Dreamweaver Guardians va, è una carta particolare, è una rara, spell a costo 2, che evoca 2, 1-2 Driade con Lifesteal. Questa carta, ragazzi, è molto interessante perché allo stesso tempo supporta entrambi gli archetipi, ovvero l'aggro token, perché comunque a costo 2 fate board e 2-1-2 Lifesteal non vi fanno schifo, considerando che giocate i buff, e allo stesso tempo buffa il druid. Perché se voi immaginatevi di partire turno 1 con cristallizzatrice, turno 2 potete già tranquillamente fare la vostra Dreamwave Guardians e mettere queste 1-2 che vi vanno a curare. E magari buffate, perché in un mazzo del genere sicuramente giocherete i buff. Inizia a essere interessante. Soprattutto scontarsi già la quest, diciamo, di curarsi 5 per giocare magari in curva il Crystal Stag, potrebbe essere molto molto interessante. Comunque, tornando, volevo tornare un attimo per vedere anche il nome in italiano delle carte, ragazzi. Cervo di cristallo. Questa invece si chiama Guardiane del Metasogno. Carta secondo me interessante. Gli ho dato 7 più. 7 più, secondo me, è una carta che vedrà gioco, come vi ho detto, in entrambi gli archetipi. Quindi secondo me merita ampiamente il voto discreto, anche il più. Andiamo avanti, ragazzi. La prossima carta è la leggendaria, una delle due leggendarie del druido. Ragazzi, su questa carta, Keeper Stellaris, appena uscita ci sono state delle reaction davvero interessanti. Delle reaction davvero interessanti perché molte persone appena l'hanno vista hanno pensato a Fandral, in realtà anche l'artwork stupenda. Quindi su questo, ragazzi, non ci piove, penso che saremo tutti d'accordo che l'artwork di questa carta è meravigliosa. Ragazzi, questa carta però di Fandral non ha assolutamente nulla se non la dicitura Show Swan nel testo. Perché?
Allora, innanzitutto andiamo a leggere. La costo 2 è un 2-3, quindi un mini un 2-3, il body è ottimo, cioè è buono per costare 2. Il problema di questa carta, ragazzi, è l'effetto. Che dice, after you cast a choose one, quindi quando lanciate una magia che dice choose one, scegli uno, aggiunge copie di entrambe le scelte alla tua mano. Quindi, ragazzi, questa è una giocata super value. Non è una tempo play, ragazzi, Fandral era una tempo play mostruosa, perché se voi giocavate Nourish con Fandral in campo avevate vinto la partita quando Nourish ancora costava 5. Giocare Fandral DT4 rimaneva vivo e giocavate Nourish DT5 avevate vinto il game, perché pescavate 3 e rampavate di 2. Questa carta invece, se doveste usare per esempio con una Nourish, vi dà in mano copie, quindi una spella 6 che pesca 3 e una spella 6 che rampa di 2. Capite bene che questa carta con Nourish fa cagare. Ma ovviamente sicuramente non è Nourish il target di questa carta, sicuramente la nuova spella 1. Andiamola a vedere. L'abbiamo vista prima. Questa carta è la carta di supporto alla leggendaria, perché sicuramente ad un mana infliggere avere una copia che infligge a un mana 2 danni, avere una copia di una spell che rigenera 5 salute è interessante. Quindi volendo si potrebbe giocare nell'Lil Druid. Anche se io penso che questa carta verrà giocata in un token, perché secondo me la carta che scomba meglio attualmente con Keeper Stellaris sono Wrath, quindi Ira Silvana, che infligge 3 danni, oppure infligge un danno e peschi 1, e Potere della Natura, che dice metti una 3-2, oppure dai un buff di più uno a tutta la tua board. Penso che siano queste attualmente le carte più interessanti. Per me è una leggendaria troppo lenta. Cioè, troppo lenta assolutamente. Io, per me non è forte. Cioè, o meglio, è una carta troppo value. Forse se questa carta fosse uscita nel meta in cui il control druid era OP, quindi il meta passato, pre-nerf, dove c'erano piaghe, ultimate infestation, carte del genere che ti permettono, branching paths, che ti permettevano di controllare, tu riuscivi a prendere la value, magari di prenderti una Wrath, magari di prenderti un Power of Nature, forza della natura. In questa circostanza per me, ragazzi, questa carta non va oltre, purtroppo mi dispiace, ma non va oltre il 6 più. 6 più perché sono convinto che in futuro questo più è più di incoraggiamento, diciamo, che in futuro potrebbero far uscire delle carte a supportarla e potrebbe diventare una carta interessante. Ad oggi per me è una carta che mettete in più nel mazzo, nel senso per dare un po' più value, ma non è assolutamente una core cards. Assolutamente non vale il nome di leggendaria. Ma ultimamente le leggendarie del druido non è che siano state granché, quindi non ci sorprende la cosa. Andiamo avanti con quella che secondo me, la Lifeweaver, quella che secondo me è una delle carte più forti del druido di questa espansione. Questa carta sicuramente è pensata nell'Lil Druid. E il suo potere è incredibile, il suo body è ottimo, quindi stiamo parlando di un minion a costo 3 raro, 2-5, quindi ottimo, ottimo body. Difficilissima da buttare giù, e quello che voi volete con questa carta è farla rimanere viva, perché voi volete ciclare spell del druido, anche se fossero delle spell di merda, comunque fate delle giocate assurde. Questa è una sorta di Lyra del druido, ragazzi. Ogni volta che ristorate salute, aggiungete una spell random del druido alla vostra mano. Quindi sempre restore salute, non dice il target, quindi potete farlo, potete anche curare un minion di 1 HP, curarvi faccia di 1 e voi ciclate spell. Secondo me questa carta è fortissima e vedrà sicuramente gioco nell'Lil Druid. Il problema attuale dell'Lil Druid, ragazzi, rimane ancora con cosa curarsi. Cioè, a questo punto siamo veramente costretti a giocare, siamo veramente costretti a giocare questa merda di carta? Cioè, questo è il mio punto di domanda. Per far bloccare il druid, veramente dobbiamo giocare lei? Probabilmente sì. Però veramente mi piange il cuore. Cioè, quando ho iniziato a giocare ad Arson, penso che dopo una settimana questa carta già non la usavo più. Lifeweaver, ragazzi, che ho dato 8 più, per me è una grandissima carta a supporto dell'archetipo il druid. Il problema quindi dell'il druid adesso attualmente è la mancanza quindi di cure veramente forti. È l'unica cosa che mi blocca da dargli, insomma, diciamo, di più alti. Andiamo alla prossima. Arriviamo finalmente
alla leggendaria, signori, la leggendaria di questo fantomatico, il druid. Vediamo come si chiama in italiano. Si chiama Scorza Lucente, Lucent Borg. Raga, questo incazzato è incazzato. Cioè, questo, su questa cosa qua non ci piove. Cioè, vi scendono questo, non so come sarà l'ingresso di questa carta, ma secondo me nel momento in cui ve la scendono non sarete contenti di vederlo. Penso che sia quindi una carta molto 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 interessante. L'altra motivazione quindi per giocare il druid insieme al Crystal Stag a me piace parecchio. Piace parecchio. 4-8, quindi una costa 8, una 4-8 taunt, che ha un death rattle veramente veramente particolare. Questa carta va dormiente, va dormiente. Dormiente è una, non so se ve lo ricordate, Sherzin, se vi ricordate The Darkness. Quindi si assopisce quando muore, e in qualsiasi momento della partita voi andate a ristorare 5 HP, quindi in qualsiasi maniera, quindi che sia sempre faccia oppure su un vostro minion, questa carta torna in gioco, quindi un 4-8 taunt che potenzialmente potrebbe respawnare all'infinito. A me piace tantissimo l'idea di questa carta, il concept, una carta che vi permette di andare a stallare la board nemica, allo stesso tempo un 4-8 è grosso, potrebbe pushare danni, ve lo potete ritrovare comunque in late game, semplicemente giocando la spell per esempio ad 1. Giocando la spella ad 1, voi lo rianimate subito, cioè voi late game potete curarvi 5, sicuramente in una fase di late game non siete full vita, e quindi riportarlo in gioco a un solo mana. Cioè, capite bene che questa creatura potrebbe veramente dare fastidio a tantissimi mazzi, soprattutto agli aggro, ma anche ai control, perché comunque si ritrovano costretti a silenziarlo. Quindi sapete che nel momento in cui entrasse in meta un deck del genere, e voi sapete benissimo che il vostro Silence per Lucent Bark ve lo dovete tenere assolutamente, perché sennò questo minion carrierà la partita. A me piace tantissimo e gli ho dato 8. Quindi secondo me, ripeto, l'archetipo ha bisogno di supporti, potrebbe non bastare quello che ad oggi, però comunque sia Lucent Bark che Crystal Stag sono dei validissimi motivi, che la stessa Lifeweaver, sono dei validissimi motivi per giocare il druid. Non dimentichiamoci che questa carta può essere anche discoverata dalla spell epica 2 che ho recensito prima, e in un ipotetico il druid trovare un'altra copia di Lucent Bark, ragazzi, è tanta roba. Addirittura si potrebbe anche pensare di giocare un senzavolto mutante, una carta del genere che comunque lo copia, e pensare di fare board di Lucent Bark, è una cosa meravigliosa. Cioè, solo il pensiero non vedo l'ora di sbustare, ragazzi, non vedo veramente l'ora di sbustare. Questa carta la adoro. Una delle mie carte preferite è una delle carte che voglio, delle leggendarie, e non ce ne sono tante in realtà che mi piacciono, che voglio assolutamente sbustare al day 1. Passiamo alla prossima carta, ragazzi. La prossima carta è per me quella che è l'unica insufficienza grave del druido, perché finora ho messo tutti i voti più o meno alti, abbastanza alti. Questa, ragazzi, per me è 2. Questa carta è 2, è lentissima, una spell a 8 che vi evoca 5 Trent 2-2. Ora, per quanto il Trent Druid potesse essere forte e interessante, io penso che questa carta non la volete giocare neanche in un Trent Druid. A meno che non siete costretti comunque in late game a rifare board, avete finito di sciamare, di aggrare e tutto quanto. E vi ritrovate con questa carta che è l'unica speranza. A me sembra assurdo. Innanzitutto non costa 8, non va in combo con Soul of the Forest, e cambia tutto il mondo, perché cambia tutto il mondo con questo discorso, con questo costo di mana. Perché l'unica carta con cui potete andare in combo è Potere della Natura, quindi fare una board di 6-3-3 che a 10 mana non mi fa impazzire. Ok, altri spell. Ti spelli una carta che costa 8. Io penso che l'avversario non vi starà a guardare. Cioè, quando voi di turno 8 fate 5-2-2, l'avversario vi sputerà in bocca e probabilmente vi finirà.
Cioè, questa carta non è piaga, non è paragonabile a alla carta, aspetta, come si chiama? Andiamo a trovare subito. La spella 4 che ti fa mettere le 1, no? Che boss schifatui. Cioè, non è minimamente paragonabile a questa carta, che questa carta va subito in combo con solo The Forest. È vero che mette delle 1-1 e quella mette delle 2-2, ragazzi, per me il costo in mana di quella carta non è assolutamente giustificato. Non è assolutamente giustificato. Dai, il 2, ragazzi. Il 2 è scomparso. Vabbè, quindi vi ripeto, ragazzi, però questa carta è 2. Quindi giungiamo al termine dell'analisi delle carte del druido di questa espansione. Che secondo me è ottimo, ragazzi. Io al druido gli do un bel 8 meno. Per me è una delle classi più interessanti. 8 meno perché voglio credere nell'archetipo del druid. Voglio credere che il druido tornerà ad essere competitivo anche nella versione sua aggro e midrange. E quindi gli do un 8 meno. 8 meno perché sicuramente ha bisogno di supporti, ha bisogno in futuro comunque di essere potenziato il mazzo. Non penso che sarà la versione definitiva quella che vedremo adesso. Però sono convinto che non è una di quelle meccaniche che la Blizzard butta giù a caso e che poi magari non la supportano perché vede che fa schifo, come è successo tantissime volte in passato. Quindi penso, ragazzi, che il druido da Rise of Shadows ne esca potenziato molto bene. E vedremo quantomeno due se non tre archetipi di druido molto interessanti. Quindi per me il voto finale della classe è 8 meno. Commentate, ditemi che cosa ne pensate del druido, se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo, se avete altre idee, se pensate, insomma, che ci possa essere qualcosa di diverso da quello che ho detto. Lasciate il like se vi è piaciuto il video e andate sicuramente a guardare gli altri video delle altre classi per vedere quale sarà la classe che ha preso il voto più alto e che quindi per me è la classe regina di Rise of Shadows. Ci si becca, ragazzi, sul tubo. Un saluto dallo zio Marot.